Ciao a tutti i nostri amici cinafoniaci, questo è sempre il nostro canale YouTube, ormai ci conoscete, questo è Manu Ukitel, Original One, eccolo qua, ce l'ha mandato proprio direttamente la casa, questo nuovo brand che si sta affacciando sul mercato di smartphone cinesi e oltretutto proprio in collaborazione con loro abbiamo deciso questo che ho in mano di regalarlo a uno di voi, uno dei nostri utenti attivi sui vari canali Facebook, Google, eccetera, eccetera, quindi seguite tutta quanta la recensione, alla fine potrete essere proprio voi che vi portate a casa, anzi neanche ve lo portate a casa, ve lo mandiamo direttamente o noi, quindi insomma continuate a seguirci e siate sempre attivi sui nostri vari social eccetera eccetera e cercheremo di attuare sempre più queste iniziative. Ma andiamo a parlare di questo telefono Ukitel Original One, terminale fascia ultra low cost, perché lo trovate fra i 60 e i 65 euro e devo dire recensione molto difficile da fare, perché veramente se una persona viene da me e dice Andrea guarda ho 60-65 euro, che telefono mi posso comprare? Mi è difficile dirgli vatti a comprare un Ukitel Original One, diciamo che ha delle caratteristiche molto limitate, anche molto limitanti, per cui è diciamo idoneo ma proprio per un target molto stretto di persone. Quindi adesso facciamo la recensione completa e parliamo un po' di tutti gli aspetti, vediamo un po' se riusciamo a dirimere qualche dubbio. Inizierei come sempre col capitolo design. La parte anteriore diciamo è piuttosto anonima, cornici come vedete molto molto marcate, un po' troppo larghe, i tasti non sono retroilluminati. La parte invece posteriore è un po' più simpatica, vedete, cioè, a questo diciamo motivo geometrico gli riesce a dare insomma un minimo di carattere, un minimo di vivacità, e oltretutto è disponibile in varie colorazioni. La back cover, questa è bianca ma mi sembra ci sia rosso, giallo eccetera eccetera, quindi non è così pessimo come potrebbe essere, insomma ho visto molto di peggio rispetto al design. Altre caratteristiche del design all'interno, come vi abbiamo già fatto vedere l'altra volta se non sbaglio, eccolo qua, supporto dual sim su questa parte, supporto per la micro SD e la batteria da 1600 mAh. Devo dire che avevo dei dubbi su questa batteria, invece è davvero ottima, ne parleremo più tardi. Andiamo a parlare del capitolo ROM e prestazioni, perché come sapete questo telefono diciamo ha una configurazione tecnica un po' datata, per dire un eufemismo, perché ha una RAM disponibile solamente di 512 MB e una ROM di 4 GB, quindi insomma considerate che Android già ne prende 2,5, quindi ve ne rimane 1 giga libero, insomma è un po' pochino, ecco, quindi anche su questo fattore è piuttosto limitante. Il display è un 4 pollici e mezzo, la risoluzione mi sembra 848x480, quindi diciamo non è proprio un'ottima risoluzione, però ripeto, tutte queste caratteristiche non le possiamo parametrare a un Meizu con risoluzione Full HD piuttosto, perché costa 3 volte tanto, quindi anzi di più, quasi 4 volte tanto, quindi insomma cerchiamo di fare una recensione parametrata a quello che costa, ecco, questa è la parte più importante di questo telefono, perché altrimenti non avrebbe proprio senso neanche recensirlo. Dicevo, per quanto riguarda proprio lo schermo 4 pollici e mezzo, il grandissimo problema di questo, davvero quasi un problema insormontabile per me, è proprio lo schermo, ma non tanto il display quanto il touchscreen, eccolo qua. Come vedete, il touchscreen è un display a due tocchi, vedete? Il terzo tocco non lo trova proprio, quindi il grosso problema è proprio questo schermo a due tocchi, perché quando... Adesso andiamo a vedere il gestore di pagine dove c'è la nostra pagina Facebook, così vi facciamo vedere, ecco qua, scriviamo un post, ma sì. Allora, il problema è proprio che quando io scrivo, insomma, non è che scrivo troppo veloce, a velocità normale. Buongiorno, la colazione è pronta.
Ok, io provo a scrivere buongiorno, la colazione è pronta e come vedete non riesce proprio perché in pratica mentre io scrivo la prima lettera e scrivo magari la seconda vicina, cambia la lettera, in pratica un po' difficile da spiegare, però ecco ad esempio non lo so, io mi trovo per esempio che sto fermo al semaforo, devo mandare un WhatsApp veloce, mi metto a scrivere e poi mi accorgo che ho scritto tutt'altra cosa, insomma. Davvero difficile da giudicare questa tastiera, cioè per i più smanettoni che sono abituati a scrivere tanti WhatsApp, o uno scrive proprio piano, buon, vedete, giorno, la colazione è pronta. E allora scrive bene, cioè in pratica bisogna dare il tempo al touchscreen di chiudere la prima lettera e passare alla seconda in modo che riconosce che sono due lettere diverse, perché essendo un display a due tocchi non riconosce in pratica il terzo tocco e o salta le lettere o corregge la lettera di prima, quindi insomma diciamo è davvero l'esperienza di scrittura è davvero devastante, nel senso che vi troverete a imprecare tantissime volte proprio perché scrivo una cosa per un'altra e dovrete scrivere cose, magari ecco, scrivere cose di fretta e poi non solo avete fretta, ma le dovete riscrivere ancora un'altra volta. Quindi devo dire, questa della tastiera è la parte peggiore di questo telefono, l'aspetto in cui mi sono trovato peggio. Comunque, insomma, per un utente che magari compra questo telefono, usarlo come muletto, perché lo usa come proprio telefono per farci le chiamate normali, e magari gli serve qualche applicazione, qualche come navigatore, eccetera, eccetera. Va bene, certo, per un uso molto orientato al social, a Facebook, WhatsApp, eccetera, eccetera, devo dire fino a un certo punto va bene perché vi troverete un po' male, a meno che insomma non andate proprio lenti con la scrittura, allora piano piano farete tutto. Va bene, dopo questo lungo capitolo sulla tastiera passerei ad altro. Passerei innanzitutto a dirvi, adesso vi faccio vedere il GPS che ho fatto proprio stamattina, eccolo qua. Come vedete, non ha problemi a prendere anche abbastanza numerosi satelliti. Quindi su questo lato non avrete problemi. Anzi, altra cosa che vi voglio far vedere, il grafico della batteria, perché la batteria è veramente. Guardate questo grafico che ho fatto proprio ieri, 18 ore e 24 con la stessa batteria, quindi devo dire complimenti, la fanno fatto davvero una batteria, sebbene da 1600 mAh, riuscite tranquillamente a farci la vostra giornata senza problemi. Altro capitolo, la fotocamera che devo dire, qui vi metto come al solito le foto da scaricare in 5 megapixel, ma devo dire non è proprio una fotocamera di quelle ottime, insomma, molto molto lenta nella messa a fuoco, vedete? Ecco, neanche ha messo a fuoco tra l'altro. Non riesce a mettere a fuoco nemmeno adesso, ecco, vedete, da sempre rosso. Ecco, adesso è messo a fuoco. Come vedete, diciamo che nel punta e clicca, se uno fa proprio ci è un po' lenta, e a parte che è lenta, poi la qualità delle foto non è proprio delle migliori, anzi, valutate voi autonomamente direttamente le foto, vengono fuori foto da meno di un megapixel, quindi insomma davvero davvero limitante l'esperienza per quanto riguarda la fotocamera. Ecco, se proprio dovete mandare una foto, guarda questa cosa qua, la mandate WhatsApp, eccetera, eccetera, ma insomma non pretendete di avere un telefono con una fotocamera, diciamo, performante, perché questo telefono sicuramente non ha una fotocamera performante. Altro capitolo, come è d'obbligo, la misurazione delle emissioni elettromagnetiche buone, anzi molto buone per quanto riguarda la parte telefonica, mentre invece per quanto riguarda la parte connessioni dati sono risultate un pochino alte, addirittura siamo arrivati a 6 volte al metro, quindi diciamo un po' alte nella nostra scala di misura, anche insomma, nella norma, ecco, non credo che sia non è un valore, diciamo, d'allarme, ecco, questo volevo indicare.
parte telefonica e parte connessione dati, devo dire molto buona, ricezione buona, prende bene anche l'audio sia in capsula che tramite lo speaker che è qui sotto, devo dire è molto buono, di buona qualità, quindi anche la parte connessione dati prende tranquillamente la rete 3G senza problemi, quindi questa parte devo dire senza nessun problema, quindi molto indicato per questa parte sicuramente. Alla ROM, come vi abbiamo detto, è una MIUI style, cioè come vedete tutte le applicazioni sono direttamente in home page, non abbiamo un app drawer. Giudizio complessivo su questo telefono, devo dire sicuramente è un telefono che non è un top di gamma, ma sicuramente per un uso particolare, non indicato per smanettoni, Facebook, WhatsApp, che vi piace tanto scrivere messaggi eccetera eccetera, sicuramente non indicato, non lo consiglierei a nessuno, diciamo a un pubblico troppo giovane, 13, 14, 15 anni, perché potrebbero impazzirne facilmente, mentre invece lo indico particolarmente per quelli a cui serve un secondo telefono, magari un telefono che usano prettamente per le chiamate, prettamente magari uno serve un telefono che sia per chiamate e per, che ne so, per navigatore, per chiamate e per qualche applicazione particolare che usano, in cui non è necessario una frequenza di scrittura o l'uso della tastiera molto spesso. Quindi diciamo che il pubblico degli smartphone è molto molto variegato e c'è un target anche per questo telefono, quindi come dico sempre non è che c'è un telefono meglio di un altro, cioè questo telefono se viene scelto da una persona che ne fa un uso di questo tipo è meglio di un telefono a 200-300 euro, perché è completamente inutile comprare un telefono a 200-300 euro se tanto non se ne usano poi le caratteristiche. Quindi come sempre non esiste un telefono meglio di un altro, esiste un telefono meglio di un altro per l'uso che se ne fa, questo è quello che noi cerchiamo sempre di ripetere. E anche questo, se si trova una persona che ha questo tipo di uso, è sicuramente un ottimo telefono, quindi insomma spero di essere stato esaustivo in questa recensione che devo dire che secondo me è stata una delle più difficili che ho fatto, perché davvero ho difficoltà nel trovare termini di paragone, quindi insomma spero di essere stato esaustivo comunque nella recensione. Non lo boccio completamente questo terminale, ne boccio alcuni aspetti come questo display, perché l'avete fatto a due tocchi, ve lo chiedo sempre, il display a due tocchi lo odio, è veramente una cosa vomitevole per usare un termine molto tecnico. E adesso passiamo, anzi vi ricordo questo telefono ci ha mandato Kitel, ma lo trovate praticamente in quasi tutti gli store che noi consigliamo, vi ricordo ad esempio come Buy, Gearbest piuttosto che altri, il prezzo è intorno ai 60-65 euro, quindi andate tranquillamente a prenderlo se vi sembra di aver capito che può fare al caso vostro. Ok, ora passiamo alla parte più, diciamo, divertente di questa recensione, che è proprio il fatto che lo regaleremo a uno di voi. Infatti cercate sempre di essere attivi sui nostri vari canali, perché come sapete non possiamo fare eventi, giveaway, estrazioni eccetera eccetera, perché la legge italiana è fatta molto male, ne ho già parlato una volta, in pratica dovrei andare al notaio eccetera eccetera, registrare ministero, una cosa assurda. Quindi diciamo scegliamo liberamente di regalarlo a uno dei nostri utenti. Quando ho fatto il doppio unboxing di questa Okitel, anzi vi ricordo che il prossimo telefono da recensire è questo qua, Okitel, sempre Okitel, Original Pure con Android Lollipop 5.0, seguite anche questo perché 99 euro, 95 euro, sembra un terminale piuttosto valido, andremo a vedere la recensione completa. Quando ho fatto questo doppio unboxing, il post su Facebook ha ricevuto due mi piace. Uno è una persona che conosco e quindi diciamo la devo, per codice etico non la posso premiare, premio l'altra che invece è molto attiva sulla nostra pagina Facebook, mette molto mi piace, condivide molto. Il suo nome è Tefta Beshi. Ho visto un po' il profilo Facebook, dovrebbe essere di origine albanese o qualcosa del genere. Bene, Tefta Beshi, che non so se sei un uomo, una donna o che altro sesso sei, contattaci perché hai vinto questo qua. Anzi, non l'hai vinto, abbiamo deciso di regalartelo. Abbiamo deciso di regalarti questo telefono, quindi dici dove sei e te lo mandiamo. Fatti sentire, hai 4 giorni di tempo per farti sentire, dopo passo al prossimo, te lo dico subito, quindi
fatti sentire, e per questo Original One chiudiamo qua e ci sentiamo alla prossima con Original Pure. Ciao! Okay.